ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E ultimamente detesto fare i video in camera, per cui facciamo che ci vediamo direttamente in moto. Ed eccoci qua ragazzi, come vedete con il nostro bolide, il nostro KTM 690. Guarda che gioiellino, bellissimo, incredibile, con questo nuovo accessorio che mi porterà la GoPro, ma magari dopo ne parliamo un po'. E anche fermo da un po' di giorni questo cappino, raga, che io ho cominciato con l'università, le varie lezioni, le cose strane. No, sono già in riserva, mannaggia. Oggi comunque giornata speciale perché guardate un po' chi c'è qua. Ciao! Abbiamo qua il buon Vise. Allora. Bella bro. Il buon Lele. Bella. Bella bro. Un po' cringe perché ci siamo presi la mano in modo... La rifacciamo? Abbiamo qui raga questo TM530 che penso che proverò anche. Solo se impegni un po'. Mi sa che allora torno a casa. Ma che bello questo start, score, lap. Bello. Top speed? 5 marce tra l'altro. Porco cane. Dai, magari noi adesso chiacchieriamo un po' e poi cominciamo con, come prima cosa, andare dal benzinaio perché io devo far bere un po' la mia bambina. Ma vi siete fatti l'autostrada? Sì. In autostrada su 5:30 in due. È una cosa ridicola. La cosa curiosa, raga, che io ho sempre visto Vise sulle macchinone a driftare, ma non sulle moto. È la prima volta che lo vedo in moto. Bene, quindi il programma di oggi, ragazzi, come vi ho detto, sarebbe quello di scroccare la moto Vise, fare un po' il test di questo TM530 e successivamente magari ci muoviamo al solito posto con totale tranquillità per vedere un po' come parte il 530 confrontato con il 690. Devo scroccare i soldi a Lele, tra l'altro, raga. Non ho i soldi per la benza. Grazie bro per la benza. E andiamo a benzinare bene il codino. Povero Lele. Povero Lele, raga. Già stare dietro il 690, che è un po' più stradale rispetto al 530, è un abuso. Stare sopra il 530 deve essere un inferno. Ragazzi, forse chi mi segue da tanto tempo saprà dove ci troviamo. Ci troviamo a San Vigilio e io ho provato per tutto il tempo questo TM530. Ci siamo divertiti. La mia GoPro faceva bip 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 bip, cose strane. Ed evidentemente questa mattina ha deciso di svegliarsi e di non voler registrare, che come vedete impossibile visualizzare proprio le registrazioni che ho fatto mentre salivo con la sua moto. Per cui niente, potrei fare finta di tornare giù e rifare il motovlog con il TM, ma sarebbero delle reazioni ridicole e palesemente false. Per cui adesso noi ci spostiamo nel classico posto che ormai avete visto tante volte, che non sto a nominare, e lo porto dietro di me. No, una bella impennata. Zio, no, non si fa. Riproviamo questo TM, magari facendo due curve in meno purtroppo. Questa è la sfiga del fare il motovlogger. Poi raga mi chiedono perché, no, perché faccio pochi motovlog. Perché tutte le volte che vai a fare il motovlog magari ti fai il giro di 200 km e 200 km buttati nel cesso e non ti esce nemmeno un video. E allora come cavolo facciamo? Niente, quindi dai, vi spoilerò un po' le mie emozioni, che poi comunque vi ripeterò dopo con calma quando riutilizzerò il 530. È una moto super leggera, fatta ovviamente con anima pista piuttosto che anima cittadina come il mio 690. Cioè anche il mio 690, per l'amor di Dio, lo puoi usare in pista e ti ci puoi divertire di brutto. È un po' più stradale il 690 ed è leggerissima, raga. Cioè sembra di essere su un 125 quasi. L'anteriore è davvero leggero. Comunque raga, è inutile stare a girarci attorno, io con sta moto mi trovo davvero bene. Poi apro un'altra ed ultima parentesi, poi magari ci vediamo direttamente di là. È vero che sto registrando pochi motovlog, ma se registro pochi motovlog non vuol dire che la moto non la uso mai. No, no, zio! Zio, c'era la polizia, Ma non l'hai vista? E quindi Harry è arrivato il momento di fare il test della moto. Prima raga ho dato dei preavvisi a Vise di che cosa gli aspettava, ovvero una moto più alta di cilindrata ma meno cattiva della sua. Poi ho cercato in modo molto divertente di accendere la moto con la pedalina, ma non riuscivo nemmeno ad andare giù col piede, per cui è come se non l'avessi fatto. E poi basta, cioè lui mi ha detto goditala, apri, perché la maggior parte della gente la prova senza aprire del tutto e torna che è soddisfatta, ma non esageratamente. Sai cosa? In tanti quando la provano dicono ci sta, ma non scendono col sorriso. E quando scendono col sorriso è perché non hanno aperto, girato bene la manopola. Da una parte abbiamo una moto stracattiva, dall'altra abbiamo il tuo TM. Però prima non l'ho fatto, facciamo un sound check, giriamo la chiave.
lo scarico, raga, è originale, ma suona bene di brutto. Ovvio, vabbè, se ci metti un altro scarico. Seduta, raga, cioè la mia moto è più alta, eh. Qua sei un po'... la sella è un po' più bassa. In mood pista, ma com'è giusto che sia. Anche la pedalina del freno, la pedalina del cambio sono belle lontane e anche alte. Ne ha sempre, però ai bassi è veramente prepotente. Ha un botto di on-off, cioè è una roba in strada. Utilizzarla tutti i giorni è una roba impossibile. E una cosa assurda è che ha un botto di freno motore. Cioè prima credetemi che quando facevo le curve in San Vigilio... sbacchetta pure, da quanto è leggera davanti. Vi stavo dicendo, calcolate che prima quando ero in San Vigilio facevo le curve e quasi mi intraversavo ad ogni curva, ma senza nemmeno farla apposta, perché è veramente prepotente il freno motore. È più leggera del mio K. Oddio mio, mi sono cagato nelle mutande, raga. Stavo dicendo, è più leggera del mio K, ma la potenza bene o male è quella, per cui è incredibile, perché hai un'agilità alla quale non sono abituato. Mi dispiace non potervi farvi rivedere delle curve. Ma quanto ne ha? E sì che ce l'ha il limitatore. Perché prima ho sgasato al limitatore. Ma non ha neanche il limitatore praticamente, da quanto è lunga. Porco cane. E poi raga, vibra di brutto. Cioè io mi ero fermato a San Vigilio, ho detto raga c'ho le emorroidi. È una signora moto, avrei paura ad usarla tutti i giorni. Pur essendo più piccola e tutto quanto, secondo me è quasi più impegnativa una cosa. Sì veramente. È già mappata full senza tagliafiamme, mentre quando le fanno uscire normalmente gli tengono sul tagliafiamme con la mappa giusta, quindi va bene, ma non va come queste. No beh, è una mina. Adesso raga, quindi direi di vedere un po' come si comporta il suo TM da 0 a 100, o comunque facendo un po' uno sparo in velocità, una cosa tranquilla. Però si vede che quella lì è una moto da pista. Togliamo i controlli. Fammi vedere una partenza. No vabbè zio, va che è una meraviglia quella moto lì. 3, 2, 1. No raga, ma non ci credo. No raga, non ci posso credere. Non ci posso credere raga, abbiamo trovato qualcuno che batte il 6,90. Ma in allungo tra l'altro. Ma zio, mi sarei aspettato il contrario. Che la tua partisse meglio, ma che la mia ne avesse di più sul lungo. Ma che bestia. 3, 2, 1. In questo caso ne ho avuto un po' di più io, però cambiavo al limitatore, raga. Però lui, raga, il cambio elettronico manco ce l'ha. Ah, beh, zio, una mina totale. Tu cosa dici? Io dico che sono simili. Porco cane, ma guarda che nella prima partenza lui ne aveva di più sull'allungo, zio. Sai che sono veramente... sono sbalordito. No, là, ma guarda che mi aveva preso subito, eh. Cioè, ho fatto io un po' meglio la partenza, perché lui non riesce... cioè, la gestisce in modo diverso. È anche bilanciata in modo completamente diverso la sua. Ma usi la frizione, te? La usi sempre? È sinceramente una mina atroce la tua. Arriviamo in seconda e apriamo. No! Oh, sono uguali però, eh. Ora si capisce perché nella prima era più forte lui, nella seconda era più forte io. Lui è partito meglio, ma perché ne ha di più sotto. Un botto di più sotto, anzi. Però era lì. Chapeau, raga, che motore. Non che sia una moto che mi aspettavo facesse schifo, per l'amor di Dio. Però non mi aspettavo che anche sul dritto così. È disastrosa sta roba, veramente. Quindi ragazzi, alla fine ovviamente siamo ritornati a casa con Vise e Lele, che sono ritornati alla loro casa. Con il freddo, con il buio e soprattutto in autostrada con il TM530 che vibra più di un trattore. Per cui tra una cosa e l'altra non abbiamo fatto la conclusione del video. Spero però che vi sia piaciuto. Io sinceramente sono ancora sbalordito dopo aver editato il video, perché non mi aspettavo in nessun modo che quel TM fosse così potente. Fatemi sapere però la vostra con un commento qui sotto, se ve lo aspettavate, se lo avete mai provato e se vi piace come moto. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video e adios.